Potenziare il servizio offerto ai cittadini, contrastare la dispersione idrica e contribuire alla tutela di una risorsa essenziale per la vita. Sono questi gli obiettivi di Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori, al lavoro per la realizzazione di un piano di interventi per il territorio comunale di Nola. Le opere sono state finanziate grazie ai 50 milioni di euro provenienti dai fondi React-EU. Il progetto di Gori si è classificato al primo posto della graduatoria stilata dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, riservata ai gestori industriali del sud Italia. L'obiettivo, frutto di un impegno condiviso anche con l'amministrazione comunale, è la riduzione del 50% delle perdite di rete grazie all'utilizzo di tecnologie innovative che consentiranno di recuperare 8 milioni di litri di acqua al giorno. Stamattina abbiamo rinsaldato questo legame con Gori e con l'Ente Idrico Campano perché nelle zone con maggiore criticità ci sia da un lato il recupero di una risorsa preziosa qual è l'acqua potabile, ma dall'altro anche un intervento complessivo per ridurre i fenomeni di alluvioni che affliggono questo territorio. Questo tipo di progetto tende a ridurre le perdite idriche che in verità un anno e mezzo fa in questo territorio, nei 76 comuni serviti dalla Gori, era del 52%, che già è una media interessante rispetto al resto d'Italia e del meridione. Adesso già in un anno e mezzo abbiamo recuperato 6 punti percentuali, quindi siamo al 46%. Contiamo entro il 31 dicembre del 2023, quindi nei prossimi 13 mesi, di arrivare al 34%, di contenere le perdite nell'ordine del 34% e nei successivi 2 anni di arrivare al 27%. Noi ci siamo dati un obiettivo impegnativo complesso, quello di ridurre la metà, del 50%, tutte le perdite idriche all'interno del nostro distretto. Partiamo oggi da Nola, che è un territorio per il passato martoriato da questa problematica, che è una sfida che possiamo vincere con grande soddisfazione per noi, ma soprattutto per la popolazione di Nola, che tanto ha sofferto per il passato per questa problematica e tanto merita oggi di avere ampia soddisfazione. È un momento di grande orgoglio inaugurare qua il primo cantiere di azioni per l'acqua. Il claim di questa attività si chiama Proteggiamo il futuro. Noi abbiamo puntato moltissimo su questa iniziativa, lo abbiamo fatto supportando tutte le attività che ci hanno portato ad avere finanziamenti importanti prima del React-EU, poi del PNRR, e lo facciamo in questo territorio dove un ottimo gestore industriale qual è Gori è riuscito a mettere in campo capacità progettuale tale da poter essere il primo in Italia in ambedue in bandi. Credo che la concretezza rispetto a tante voci che ci sono sulla politica è quello che dimostrare che stiamo parlando non di cose che verranno ma di cantieri che abbiamo toccato con mano, opere vere. Parliamo di tutti interventi che non verranno caricati sulla bolletta dei cittadini dopo aver deciso da parte del Consiglio dell'Ente Idrico di non aumentare le tariffe per i prossimi 6 anni, credo che rappresenti un punto di svolta concreto.